chiamo Vincenzo Nacchi, attivista di San Marzano sul Sarno. Buonasera a tutti, siamo sulle Stelle in edicola, non abbiamo il nostro conduttore Gerardo Sciacca che per motivi personali non è presente qui stasera al tour referendum organizzato dagli amici dell'Agro Nocerino Sarnese, ma abbiamo qui con noi Vincenzo Nacchia, a cui cedo giusto un minuto perché voglio intervistare tante persone per la nostra Stelle in edicola. Ancora qui sulla nostra rubrica Le Stelle in edicola con la nostra Carmen di Sant'Egidio Montalbino, che facciamo una semplice domanda. Sono tutte belle le ragazze del Movimento 5 Stelle? La maggior parte. E secondo te da che cosa è dovuto? Non saprei. Non lo so. Forse siamo belle e intelligenti. Quindi, e poi siamo tutte stelle. Sono stelle, ecco perché le stelle sono belle e per cui le attiviste del Movimento 5 Stelle sono tutte belle. Noi ringraziamo Carmen. Dici che cosa ne pensi di questo referendum? Il referendum è oramai un modo per alcuni... Diamo la parola al consigliere regionale. Allora, sono Luigi Cirillo, consigliere regionale, cittadino portavoce in Regione Campania. Per il Movimento 5 Stelle. Con lui abbiamo una domanda particolare, serissima. Vai. Ci stiamo chiedendo come mai sono tutte belle le attiviste 5 Stelle. È questa domanda seria a cui una seria risposta si deve dare. Rispetto a chi, io, come presidente Vincenzo e Luca, dice che noi siamo esteticamente gli impresentabili, in realtà noi siamo per la maggioranza tutti quanti giovani, belli, ragazze giovani, bellissime, perché fondamentalmente ben sano in corpo e sano, quindi noi siamo quelli che utilizziamo il cervello, ben sano in corpo e sano, belli dentro e belli fuori. E quindi, visto che le stelle e le nostre attiviste sono belle, okay, la Costituzione, che è la più bella delle stelle, qualcuno oggi la vuole offendere. Che cosa ci dice il nostro consigliere? Allora, c'è qualcuno che dice che la Costituzione la vuole modificare per migliorarla. In realtà quella Costituzione la si vuole prendere e farla a modo proprio per esprimere degli interessi che sono propriamente loro. Si dice che si vuole risparmiare, non è che ogni riforma che si fa è buona perché si risparmia. Andiamo anche a vedere dove si vuole risparmiare. Si taglia il numero dei senatori, giusto, ma questi senatori chi li sceglie? Il popolo? E no, verranno presi dai sindaci e consigli regionali e mandati lì in Senato ad estendere loro l'immunità parlamentare, non potranno essere così intercettati, arrestati. Possiamo dare un consiglio? E allora? Possiamo. Secondo te, se diamo questo consiglio, facciamo scegliere per una Costituzione più bella alle attiviste del 5 Stelle? Allora no, la Costituzione deve essere riformata, ma deve essere riformata con criterio, deve essere riformata da chi la vuole riformare per il bene del paese e non per fare gli articoli che poi non si capirà neanche quando si vanno a leggere. Io vi invito a leggere una nuova riforma. E allora ve lo diciamo noi, men sano in corpo e sano, accendete il cervello, agite con coscienza, andate nella cabina e votate per il no. Non ci sono riuscito a fare una risata, probabilmente. Ci fai una risata? E vabbè, che risata di questo. E non ci resta che ridere a questo punto. Ciao, e ciao. Diciamo noi, diciamo noi, votiamo no. Ferreoli Raffaele, detto la protesta del gruppo Sant'Egidio di Muove di Sant'Egidio del Montalbino. Sono Mario Ungaro di Sant'Egidio del Montalbino. Sono un nuovo attivista. Nuovo lavato con Perlana. Lavato con Perlana. Veniamo subito alla domanda bella fresca che sto facendo a tutti. Perché le attiviste 5 Stelle sono tutte belle? Io veramente ho scoperto che i mariti delle attiviste belle sono tutti brutti e questo è un pregio, perché diciamo, se le belle hanno scelto i brutti vuol dire che anche i mariti avevano qualcosa di speciale. Io sono bello dentro, sono bello dentro, è stata mia moglie che mi ha Pino, messo brutto fuori. Pino è mio fratello, perciò diciamo, se lui è bello sono bello anch'io. Perché le attiviste del 5 Stelle sono tutte belle? Sono tutte ragazze belle perché assomigliano tutti quanti alle stelle, un po' di rima baciata. La sviolinata, abbiamo fatto romantico, la sviolinata, romantico. C'è qualche stellina che stai cercando di acchiappare, acchiappatore di stelle. L'ha già acchiappata, ha dato la stessa risposta, ha detto che erano tutte belle perché erano tutte stelle, non ha potuto contraddire. E allora vi faccio un'altra domanda, visto che la Costituzione italiana è la Costituzione più bella, perché non facciamo la Costituzione 5 Stelle? Noi è il nostro sogno, non solo la Costituzione 5 Stelle, ma un gran governo a 5 Stelle, e può darsi che l'Italia cambierà davvero. È questo che veramente vogliamo e stiamo cercando di... Bravo, sei stato gentilissimo, ci vediamo la prossima volta. Grazie a Pino. Ciao ragazzi. Buonasera, sono Leopoldo Esposito, portavoce comunale di Marichianella, provincia di Napoli. Benissimo, al nostro portavoce facciamo una domanda che stiamo facendo a tutti. Prego. Perché le attiviste 5 Stelle sono tutte belle?
Perché sono libere. Sono libere di esprimere la propria bellezza, le proprie idee, tutto. Non hanno bisogno di modificarsi, adattarsi a quello che gli viene chiesto a seconda del momento. Noi prendiamo, come siamo noi, genuini, siamo cittadini, punto. Quindi alle cittadine sono ancora più belle. Non è che stai facendo una sviolinata alle 5 stelle perché stai cercando una stellina? No, ce l'ho già. Anzi, ne ho due, mio figlio e mia moglie. Benissimo, questo ci fa molto piacere. Senti, visto che la Costituzione italiana è fra le più belle, perché non una Costituzione a 5 stelle? Questo è il nostro sogno, il nostro obiettivo, è quello che vorremmo fare. Più Costituzione a 5 stelle, noi vorremmo soltanto confermare la Costituzione che già abbiamo, che ce la invidia tutto il mondo, e non permetteremo mai a un singolo essere umano, in questo caso Renzi, di metterci mano. Non vuoi dire più altro? Beh, potete dirti tante cose. Va bene così, grazie. Sei stato gentilissimo. Grazie. Ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ciao, sono Luisa, attivista del Meetup Sarno a 5 Stelle. Pasquale Milite, Nocera Inferiore. Benissimo, la prima domanda che sto facendo a tutti gli attivisti del 5 Stelle, consiglieri e non consiglieri, è questa. Come mai le attiviste a 5 Stelle sono tutte belle? Fa rima, perciò. Vabbè, perché probabilmente stanno sempre in movimento. Ci manteniamo in curva, ma non siamo belle. Non siamo belle? No, ma sono tutte belle. Sono tutte belle, simpatiche. Dai, passiamocela questa qua. Siamo anche simpatiche. Ma la domanda seria, più di quella di prima, è: ma se la Costituzione italiana è la più bella del mondo, perché non fare una Costituzione a 5 stelle? Magari. Questo dipende da chi si attiva sul territorio. Per questo dobbiamo votare no. Così faremo la prossima Costituzione. Sempre invadente le donne. Oh, well, allora facciamo fare alle donne. Cancella. Naturalmente questo qua avrà tutto quanto in onda, non cancellerò una sola virgola. No problem. È che la possono cambiare persone che probabilmente dovrebbero essere addirittura illegittime. Pasquale, sei stato grande, grazie. Ti ringrazio, è stata bellissima. Tutte cose. Ci vediamo la prossima volta in diretta sulle stelle in edicola, vai. Buonasera. Allora, cosa siamo qui per parlare della riforma costituzionale. Sei partito subito alla grande, nessuno ti ha chiesto un cavolo, non perché so perché sei partito. Come ti chiami? Io sono Luca Giorgio, un simpatizzante, stato attivista del Movimento 5 Stelle di Pagani. Io sono Pasquale Barone di Evolution. Benissimo, la prima domanda è, la prima domanda seria è: come mai le attiviste 5 Stelle sono tutte belle? Mangiano sano. Ma tutti dell'end. Vabbè, sai. Ma che stai facendo? Sto registrando, non dite più niente. Stiamo facendo figure. Ok, andiamo alla domanda successiva. Prego, prego. Andiamo alla domanda più seria. Vista che la Costituzione è considerata la Costituzione più bella del mondo, perché non fare una Costituzione a 5 stelle? Cosa vorresti dire della Costituzione a 5 stelle? Fare noi la Costituzione? Provo a controllare se è tutto a posto. C'è, ok, vai. Vabbè, la riforma del Movimento 5 Stelle sarebbe comunque tagliare gli sprechi, cioè quindi tagliare i parlamentari in senso netto, sia del Senato che della Camera dei Deputati, e tagliare sia il numero che comunque il costo. Sì, ho capito, che se è un'intervista breve, lui ha creato un po' a riforma, quindi vai. Può parlare anche fino a domani mattina. Parlo. No, dico a casa pure tu, dai, almeno una cosa sulla riforma. Sì, dobbiamo... Bravissimo, no, grazie. Ti ringrazio, signori, abbiamo finito questa intervista. Alla prossima! Grazie per la bella figura. Dissocio da questa trasmissione perché il presentatore non ci fa parlare. Okay, io so tutto bene di questa riforma. Sì, io so tutto così di questa riforma. Ad esempio, so che con questa riforma si abolirà il Senato, giusto Luca? Giusto. Va benissimo, i 10 secondi sono passati, vi ho dato la possibilità. Abolisce la riunione! Ma si è fermato! Allora siamo ancora qui con un nostro ospite. Emilio Esposito. Di dove sei, Emilio? Nocera Inferiore. Va bene così. La prima domanda serissima è: le attiviste 5 stelle perché sono tutte belle? Perché sono tutte stelline. Non convince. Ma alla fine no, diciamo la verità, non è importante essere belle, ma ballare. Quindi non belle che non ballano.
ma belle che ballano. Va benissimo, te la sei giocata la grande, caro Emilio. La seconda più importante è: la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Vogliamo una Costituzione a 5 stelle? Assolutamente sì, la Costituzione italiana è già a 5 stelle. Andrebbero ritoccati solo alcuni punti che sicuramente non sono quelli oggetto di questa riforma, anche se noi abbiamo proposto un cambio nell'assetto istituzionale delle due Camere, dove scendiamo praticamente a 500 tutto il numero dei parlamentari, ma ci è stata bocciata perché lì si risparmiava veramente dei soldi, mentre invece loro ci propongono questa riforma. Non pensi di essere un po' troppo serio per questo target televisivo? Ma no, dobbiamo far capire, diciamo che... Va bene Emilio, ci hai fatto capire, è stato bellissimo sentirti parlare, ci vediamo la prossima volta. Va bene. Vai! Sono Peppe Celentano e voto no alla riforma costituzionale. Vota no, ma noi ci stiamo facendo una domanda molto più seria di questa. Come mai le attiviste 5 Stelle sono tutte belle? Perché lo dice la parola stessa. Sono 5 Stelle e quindi abbiamo il top del movimento. Va bene così. L'altra domanda è: la Costituzione italiana è la Costituzione più bella del mondo. Una Costituzione a 5 Stelle? E sarebbe sempre il top. Magari una Costituzione a 5 Stelle. Che cosa diresti a uno che vota sì? Che ha perso tempo. Va benissimo, io ti ringrazio, sei stato bravissimo. Signori, ce l'ho fatta a convincerla, non è vero che siamo in diretta, stiamo registrando. Questo target YouTube si chiama Le Stelle in Edicola, abbiamo fatto già 5 puntate, questa è la 6ª puntata. Normalmente siamo contenti di essere in questo parco dell'arte. Parco per l'arte. Per l'arte, mi corregge, e va bene così. Gli faccio la prima domanda che faccio a tutti. A te la cambio un po' perché sei di sesso opposto fino a mo' di quelli che ho interrogato. La domanda è: come mai gli attivisti 5 Stelle sono tutti belli? Non è vero. Vai con la seconda domanda. La seconda domanda è: perché pensi che non è vero? La seconda domanda è: la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Sì. Una Costituzione a 5 stelle? Ancora più bella. E come ce la proponi? Mi hai fatto una domanda molto 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 difficile, perché e visto che la Costituzione è molto lunga, sicuramente forse qualcosa andrà cambiato, ma fatto in modo coerente con quelli che sono i principi di democrazia. Quindi va cambiata la Costituzione? Per adesso no. Ci teniamo questa che è la più bella? Per adesso ci teniamo questa che è la quindi più bella. Quindi per cosa voterai? No. Grazie, sei stata gentilissima. Sembra, allora, sembra una... presentati. Mi chiamo Luigi Buonaiuto, attivista del Movimento 5 Stelle Sardo. Detto il cacacazzo. Vai anche... Luigi. Infatti, puoi dare un buon aiuto. La domanda è... seria, mi raccomando, guardami, guardaci, anzi, perché sei in diretta, seria: come mai le attiviste 5 Stelle sono tutte belle? Le attiviste 5 Stelle sono tutte belle perché sono caste pure, non è vero. Assolutamente no. E invece la seconda domanda è più semplice. La Costituzione italiana è la Costituzione più bella del mondo. Così dice Benigni. Benissimo. Ma una Costituzione a 5 stelle? Sarebbe bellissima, però dobbiamo scriverla. Io non sono in grado di scriverla, però c'è gente che può farlo. Sarebbe una cosa Ci fai una proposta, secondo te, importante di una Costituzione a 5 stelle? Non sono assolutamente in grado di fare questo tipo di proposte, perché non sono... Ci dici perché voterai no? Voterai no poi? Voto no, ovviamente voto no. Voto no perché? Perché intanto... Bravissimo, sei stato un grande, fa molto piacere. Lui è bellissimo. Comunque non è vero che in diretta, sarà tutto montato in differita. Sei in diretta sul canale YouTube Le Stelle in Edicola. Sono due domande molto semplici. Sì. Prima presentati. Allora, sono Andrea Milo, attivista di Sant'Egidio, ho 26 anni,
e nella vita sono... Quanto guadagni al mese? No, perché c'è un attivista qua che voleva saperlo. Quanto guadagni? Zero. Non hai fortuna. Allora, la domanda è: come mai le attiviste 5 Stelle sono tutte belle? Le attiviste 5 Stelle sono tutte belle perché sono 5 Stelle, cioè a prescindere dal fatto che sono tutte belle. Cioè, sei sicuro? Sì, assolutamente. C'è qualche stellina che stai cercando? No. Al momento sei con la stellina o senza stellina? Al momento sono senza stellina, aspetto quelle stelline, aspetto tutte le stelline che si uniscono ai gruppi. Benissimo, l'altra domanda invece che è un po' più seria è: la Costituzione italiana, sappiamo, è la Costituzione più bella del mondo, sì, lo dicono in tanti, ma questa volta ce la vogliono cambiare e modificare. Sì. E la proposta di una Costituzione a 5 Stelle? La proposta di una Costituzione a 5 Stelle sarebbe quella di l'eliminazione, cioè l'introduzione del vincolo di mandato all'interno della Costituzione. Oggi, diciamo, cioè, la Costituzione prevede l'elezione senza vincolo di mandato. Il vincolo di mandato comporterebbe che chi viene eletto non può cambiare seggio, non può cambiare sedia, nel senso che se passa in un altro gruppo deve prima dimettersi e poi ricandidarsi a nuove elezioni. Il fatto del vincolo, ancora per questo secondo me lo dimostra il fatto che alla Camera abbiamo il secondo partito, che non è il partito di maggioranza ma è il gruppo misto. In realtà devo precisare, il primo partito è il PD, il secondo è il Movimento 5 Stelle, il terzo è il gruppo misto. Si parlava la maggioranza perché poi questo gruppo misto si affianca alla maggioranza, per questo la mia domanda era rivolta a questo. Bene, perché voti no? Fondamentalmente perché voti no? Io voto no perché anche se... Sei stato bravissimo, ti ringrazio. Vi salutiamo, alla prossima puntata. Ciao, viva il movimento.